Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come realizzare queste meravigliose e golosissime tartellette al pistacchio alla fragola. Un confit di fragole, una bavarese al pistacchio e un biscuit alla vaniglia. Semplici ma golosissime. Seguitemi fino alla fine per vedere come realizzarle. Per realizzare le nostre tartellette dobbiamo cominciare con la bavarese al pistacchio, che deve riposare in frigorifero e poi in congelatore. Che cos'è una bavarese? È una preparazione a base di crema inglese, gusto, in questo caso pistacchio, gelatina e panna semimontata. Io ho già preparato e pesato la crema inglese, ho pesato la quantità necessaria poiché non ci servirà tutta. Aggiungo la gelatina idratata e fusa e amalgamo con una marisa in modo che la crema inglese si leghi bene alla gelatina fusa. Ora aggiungerò la crema inglese gelatinata alla pasta di pistacchio ed emulsiono con un frullatore ad immersione. Ora che ho emulsionato, trasferisco il composto all'interno di una ciotola, poiché andrò poi a montare la panna e amalgamerò le due masse. Quando la crema inglese al pistacchio è intorno ai 25-30 gradi, possiamo aggiungere la panna semimontata. Essendo una piccola quantità, io utilizzo un frullino elettrico. Ecco la struttura che deve avere la nostra panna, molto morbida. Ora aggiungerò una piccola parte di panna alla crema inglese e poi amalgamo le due masse. Mi aiuto con una frusta. Ora verserò questa parte all'interno della panna rimanente. E amalgamo con una marisa, ruotando la ciotola fino a completa incorporazione. Ora verserò la bavarese all'interno di una brocca per poter riempire meglio gli stampi. Ora ripongo in frigorifero e poi in congelatore per almeno 24 ore. Come stampi ho utilizzato il Kit Tart Ring Classic di Michalak, vale a dire sono degli stampi di silicone da 7 cm di diametro e 2 cm di altezza. Se non li avete potrete eventualmente utilizzare degli anelli da 7 cm di diametro e 2 cm di altezza. Ora vi da preparare il confit di fragole. Vi lascio il link in descrizione a una ricetta per vedere come realizzarlo. Ecco il confit di fragole, io l'ho già preparato, ora lo coprirò con pellicola a contatto, lo lascio raffreddare a temperatura ambiente e poi lo riporrò in frigorifero per almeno 5-6 ore, quindi consiglio di realizzarlo il giorno prima. Ora prepariamo il biscuit alla vaniglia. Io in una ciotola ho già messo lo zucchero invertito. Aggiungo gli altri zuccheri, vale a dire zucchero semolato e destrosio. Se non avete il destrosio potrete sostituirlo con altrettanto zucchero semolato, quindi pari peso. Aggiungo un pizzico di vaniglia in polvere e lo yogurt. E amalgamo. Ora che gli zuccheri sono stati ben incorporati all'interno dello yogurt, aggiungo i tuorli e amalgamo nuovamente. Ora aggiungo le polveri setacciate, vale a dire farina, lievito e sale in un paio di volte.
con l'aggiunta delle polveri il composto si addenserà, ma è normale. Aggiungo la seconda parte. E mi aiuto con una frusta. In modo da sciogliere eventuali grumi. Infine aggiungo il burro fuso tiepido e la panna. Amalgamo delicatamente in modo da incorporare bene i grassi fino ad ottenere un composto omogeneo. Ora verserò il composto all'interno di una tasca e andrò a dressarlo all'interno di un quadro da 20 cm di lato e infornerò a 150 gradi ventilato per 20 minuti. Mi aiuto eventualmente con una spatolina per distribuirlo bene negli angoli. Batto leggermente per livellare, anche se è un composto che si autolivella da solo. E inforniamo 20 minuti a 150 ventilato. Ecco il biscuit cotto, ora aiutandoci con una spatolina staccherò il biscuit dai bordi e lo lascerò completamente raffreddare. Ora che il biscuit si è raffreddato, io vado a coppare con un anello da 6 cm di diametro, 6 dischetti. E possiamo così cominciare ad assemblare le nostre tartellette. Come vedete, io le ho già cotte. Sono tartellette da 7 cm e mezzo di diametro e 2 di altezza. I tempi e modalità di cottura le troverete all'interno della ricetta sul sito Cooking Me Softly. Ho inserito il confit all'interno di una tasca. Ora dresseremo circa 20 g sul fondo, aggiungeremo un biscuit e andremo a coprire con altro confit. Liscio con una spatolina in modo da distribuirlo. Inserisco il biscuit. Premo leggermente. E liscio la superficie. Pulisco eventualmente i bordi e continuo la stessa maniera per tutte le altre tartellette. Ora che ho riempito tutte le tartellette, le ripongo una mezz'oretta in frigorifero in modo che il confit si stabilizzi. In questo tempo preparerò il nappage neutro che ci servirà per lucidare le bavaresi al pistacchio. Io non vi mostrerò come si fa, ma vi lascio il link in descrizione a una ricetta, nello specifico è la crostata esotica mango e passion fruit, dove potrete vedere come realizzarlo.
vi assicuro che è molto semplice. Il nappage è pronto, è a 32 gradi, possiamo lucidare le nostre bavaresi che poi andremo ad appoggiare sulle tartellette. Ora dobbiamo solo decorare con qualche pistacchio tritato grossolanamente e granella di pistacchi. Ora, aiutandoci con una palettina, finiremo i bordi. Ecco le tartellette pistacchio e fragola terminate, spero abbiate presto l'occasione di realizzarla visto che è stagione di fragole e sono veramente golose e inoltre sono anche semplici da realizzare. Vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto, aspetto eventualmente le vostre domande, i commenti o i vostri like. Seguiteci sui social, Facebook, Instagram, iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella per non perdere neanche una ricetta. Grazie, ciao!